Sostenere, programmare, connettere, prendersi cura sono le quattro idee programmatiche al centro della strategia nazionale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo del Sud e del Paese che la CGIL nazionale ha presentato questa mattina a Gioia Tauro in occasione dell'iniziativa L'Italia del Mezzogiorno. A dare solennità all'evento è arrivata la segretaria generale della CGIL Susanna Camusso, che in un'aula strapiena dell'auditorium Severi Guerrisi, tante le truppe cammellate arrivate con i bus, però, ha esposto le tesi del sindacato che coordina. CGIL che ha elaborato un'articolata strategia nazionale per rafforzare le condizioni economico-sociali del Mezzogiorno, favorire crescita e occupazione e permettere così una vera inversione di tendenza per tutto il Paese. Sono innanzitutto le strategie che propongono il nodo fondamentale. Non c'è una ripresa che si consolida se non c'è una strategia nazionale rispetto al Mezzogiorno di questo Paese, che vuol dire riproporre come grande questione quella della presenza industriale. La prima proposta che noi faremo è di avere un'agenzia nazionale per lo sviluppo che si ponga il tema di coordinare e di scegliere l'investimento industriale. Il secondo tema, qui già noto, è come avere fatto giustamente la scelta delle zone economiche speciali, però questa si inserisce in una strategia di sviluppo, non unicamente in una strategia di riduzione contributiva, e c'è ovviamente legato a questo il ragionamento di che cosa vuol dire infrastruttura, che siano infrastrutture non solo locali ma che rideterminino una mobilità nazionale effettiva. Poi c'è un tema che sovrasta tutto questo, che riguarda le ZES, che riguarda l'agenzia, che non possiamo immaginare un Mezzogiorno che riparte insieme a tutto il Paese senza guardare a una strategia per il Mediterraneo. Quindi questa ZES convince? È stata per tanto tempo una nostra proposta, esattamente perché fosse una scelta di presenza, investimento e investimento industriale, non una logica come spesso si sente dire che basta ridurre le tasse e questo risolve i problemi, perché come noto non è assolutamente vero, ma invece come creare occasioni di sviluppo. L'iniziativa di lancio della piattaforma programmatica è stata presieduta dalla segretaria generale della CGIL di Gioia Tauro, Celeste Loggiacco. All'importante appuntamento era presente anche il presidente della giunta regionale, Mario Oliverio. Il fatto che la CGIL abbia organizzato qui questa iniziativa con il segretario nazionale è un fatto di grande importanza, che io saluto positivamente, perché chiaramente da qui la CGIL rilancia una iniziativa che pone al centro il Sud con i suoi problemi, e naturalmente lo fa qui a Gioia Tauro, in un punto strategico per dispiegare una politica che concretamente possa aprire al Sud nuove prospettive e soprattutto fare del Sud una risorsa per il Paese. La ZES è uno strumento importante che abbiamo conquistato, la CGIL e le altre organizzazioni sindacali sono state protagoniste insieme a noi di questo importante risultato. Credo che adesso bisognerà lavorare perché appunto gli investimenti possano riempire di contenuti questo strumento che è di fondamentale importanza.